Andrei, bravo, mi raccomando, il basta. Bravo, mi raccomando, pulisci bene l'impasto. Dici, dopo che si fanno gli impasti bisogna sempre pulirla bene, perché altrimenti si formano i funghi. I funghi? Sì, Andrei, si formano i funghi. L'impastatrice, dopo lavorare, stanno a puzzo a burro, perché crescono i funghi. E voi? Crescono i funghi. Capito? Quindi pulisci bene, ci vediamo dopo, mi raccomando. Ma com'è? È il fungo, esce il fungo, è terribile. Così lì ci avrà sempre ragione, ma io mi stavo su, non ci credo, esce il fungo. Mamma mia, manca proprio sporco, voglio così, esce il fungo. Mamma mia, è passato nulla, voglio vedere proprio se stanno questi fungi. Non ci stanno questi fungi. Ma io non voglio farlo pigliare quando te lo dico. Chi l'ha detto che escevano i fungi, ma i fungi non sono asciutti. Mamma mia, ma fai quello che è nato. Passato nato, ringrazio se stanno questi fungi, ma è terribile. E lì che mi sono distante. E come già famo? Io non voglio fare più la colla, perché non c'è sempre ragione. Io già farò cose, faccio fuori il caldo. Faccio fuori. Harry! Non ci sto mai, ecco qua, ti ho trovato i freddi. Poi ci metto il cardino e ci dico, guarda, io stavo sempre ragionissimo, perché ho maestro. Adesso sempre ragionissimo. Oh, ciao. Harry, go! Harry! Andrei, tu hai sempre ragione tu, in qualsiasi cosa, sei un grande maestro. E dopo due ore sono usciti veramente i funghi dall'impastatrice. I funghi, vedi, guarda, i funghi dall'impastatrice. Andrei, i funghi sono una muffa, il fungo è un batterio, il fungo è la decomposizione di un prodotto che sta accadendo, che non si lava, non c'è il secco su questo cosa. Era me, un fungo. Ma no, io quando fa via con la testa, io da picchi i funghi. Avevo sul mercato la smissa, no, basta triste, dico la verità. Quando fa via con, che sei un grande maestro. E come stiamo guaiando? Ciao Enrico, oggi è il mio compleanno. Innanzitutto, caro Emilio, auguri. Mi dedichi una pizza speciale base margherita. Guagliù. E certo che te la faccio. E vieni, vieni, vieni a pensarmi come al solito. Andiamo a stendere per bene il disco di pasta. Soprattutto di bordo, perché lungo il bordo ci andrà la fantastica crema di ricotta di porcio. Aum aum, yurim, tutte cose rindo curnicione. Pomodoro San Marzano, fio di latte di agerola. Un filo d'olio extravergine. Ed ecco la nostra base margherita. Hopla, in forno, cottura lenta, docile, mai aggressiva, mai wagyu. E a fine cottura le ciliegine di bufala, il basilico a crudo, una pioggia di pecorino romano. Wagyu, un filo d'olio per chiudere. Questa è la nostra margherita. Enrico, replicate, ma non mi imitate, perché pure che si sa da saper fa. E quando state a tavola, fate l'amore, non fate la guerra. Strapizzatevi di coccole, wagyu!